Studio9TV.com. Roma, la città eterna, e Piazza San Pietro hanno accolto con il loro fascino storico e spirituale il coro femminile della Basilica Santuario San Francesco Antonio Fasani di Lucera. Domenica 16 ottobre Papa Francesco ha canonizzato 7 nuovi santi e li ha proposti quali testimoni di profonda vita di fede e di appassionato apostolato. La stessa cosa avvenuta per il Padre Maestro il 13 aprile 1986 e per Padre Massimiliano Kolbe il 10 ottobre 1982. E il Kolbe è la ragione precisa per cui il coro lucerino si è trovato a Roma. O meglio ancora, il 99esimo anniversario di fondazione della Milizia dell'Immacolata, avvenuto il 17 ottobre 1917 ad opera proprio di San Massimiliano Kolbe e di altri 6 suoi confratelli. Lui stesso racconta che quella sera ebbe luogo la prima riunione dei primi 7 componenti della Milizia dell'Immacolata, in una cella interna chiusa a chiave. Di fronte a noi vi era una statuetta dell'Immacolata fra 2 candele accese. Erano tutti attorno a un tavolo pregando l'Immacolata e consacrandosi a lei, quindi la formula della consacrazione Massimiliano l'ha scritta lui stesso, in pugno la troviamo poi nei suoi scritti. E, ecco, perché la Milizia dell'Immacolata? Vi spiegavo, no, del primo anticlericale che c'era qui a Roma in quel periodo. E vuole essere un po' la risposta di Massimiliano agli attacchi a cui la Chiesa era sottoposta, ma anche, diceva una frase molto giusta prima Padre Emanuele, tra le tante che ha detto una molto importante, no, l'ordine stava col sedere per terra. C'era un momento molto difficile anche per l'ordine, perché siamo in piena prima guerra mondiale, quindi tanti frati sono richiamati al fronte e l'ordine si è ridotto proprio ai minimi termini. E questa vuole essere una risposta alla crisi dell'ordine di Massimiliano, ecco, partire con un movimento mariano, che l'ordine e la Chiesa si pongano nelle mani di Maria per rinascere. Guidati dal lucerino padre Raffaele Di Muro, frate minore conventuale, assistente internazionale della Milizia dell'Immacolata, il coro e gli accompagnatori, recatisi presso il convento di San Massimiliano Kolbe, più noto come Casa Kolbe, hanno visitato la stessa cella descritta dal santo polacco nella mattinata di lunedì 18. Nel pomeriggio dello stesso giorno c'è stato il grande evento, il concerto ufficiale dei festeggiamenti per l'anniversario della Milizia dell'Immacolata. Infatti, invitate proprio da padre Raffaele Di Muro, le ragazze e le signore del coro hanno proposto ad un numeroso ed interessato pubblico, costituito soprattutto da religiosi e religiose, una serie di canti mariani e nel finale un canto dedicato a San Massimiliano Kolbe, composto nell'occasione da padre Antonio Alemanno, di stanza ora a Lucera, ma per anni direttore della cappella musicale di Assisi. Un concerto apprezzato ed applaudito dai presenti con grande entusiasmo. A seguire, presso la cappella del convento, il cardinale Martins, prefetto emerito della Congregazione Pontificia per la Causa dei Santi, di cui è attualmente uno dei consultori padre Raffaele Di Muro, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica. Cosa può valere oggi la devozione all'Immacolata, anche sull'esempio di San Massimiliano Kolbe? Può essere un bel esempio, una bella lezione che noi dobbiamo tener conto e approfondirla e viverla, che è la cosa più importante. Approfondirla è facile,
ma poi dobbiamo vivere, tradurre la nostra vita, perché l'uomo di oggi crede soltanto a una parola, che è la testimonianza, la vita. Le parole così astratte non le credo più, non credo più in queste parole, è la parola della vita, della testimonianza. E il valore del martirio oggi, del sacrificio, che sembra un po' messo da parte, perché oggi l'edonismo, il voler bene alla vita piacevole, che ruolo può avere nella società di oggi? Fa parte del Vangelo, se uno non crede al Vangelo è chiaro, tutto il resto sono conseguenze, il comportamento ammazzare i credenti o altre cose simili, sono una conseguenza logica di non credere al Vangelo. Perciò, ecco, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E la storia è il fatto, è un esempio, è la realizzazione, l'attuazione di quel che Cristo ha previsto. Come oggi tanti martiri ancora. Tanti martiri, quasi ogni giorno ammazzano dei cristiani perché sono cristiani. Concelebrata dal vicario generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Herzi Norel. Mi torna la domanda che non riesco a sfuggire, ma 99 anni o 100 anni sono tanti o sono pochi? La milizia è vecchia o giovane? La milizia appunto vuole scoprire il volto nuovo, il volto giovane, il volto missionario per diffondere ancora l'amore all'Immacolata e la forza del Vangelo. E credo che questo messaggio anche della giovinezza della milizia è il messaggio della giovinezza del Vangelo. Chi vuole servire Dio in realtà non invecchia mai. Sto pensando di questo filo d'oro che sin dagli inizi, sin da Francesco, con le sue famose frasi: tu sei serva, tu sei ancella fatta chiesa, diceva di Maria, della Madonna. E l'Ordine ha portato avanti questa venerazione per la Madonna, ha portato avanti lungo i secoli. Ma cosa vuol dire servire Maria e cosa vuol dire con Maria portare il Vangelo? Questa è la domanda che ci guida avanti e speriamo che possiamo dare una risposta adeguata. Concelebrante è stato anche Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Girotti. Padre Massimiliano già lo diceva, attraverso la Madonna, attraverso Maria Immacolata si arriva al Signore, quindi se si vuole ottenere delle grazie si deve passare attraverso la Vergine Santa. Padre Raffaele Di Muro così ha commentato la straordinaria giornata. Il cuore della vita di San Massimiliano è che ci insegna che si può vivere per amore e si può fare un gesto, gesti grandissimi d'amore, attraverso preparandosi, no, a grandi gesti d'amore, attraverso quelli piccoli che facciamo quotidianamente. Ecco, questo spendersi per amore continuo di Massimiliano che lo ha portato appunto a donare la vita al posto di un padre di famiglia. Dicevi che lui non è un martire di fede, ma martire della carità, cioè è morto per amore, ha donato la sua vita, diceva Giovanni Paolo II nell'omelia della canonizzazione, non è morto ma ha dato la vita ed è diverso, ha donato la sua vita per amore. L'Immacolata è la nostra vita di cristiani. L'Immacolata, Colbe ce lo insegna, è fondamentale, abbiamo questa madre che ci guida, ci accompagna, ci sostiene e quando noi prendiamo sul serio la sua presenza possono avvenire quei miracoli che Massimiliano Colbe ha sperimentato. Martedì 18 ottobre tutta la comitiva lucerina è stata guidata da padre Emanuele Popolizio in un tour turistico e religioso nel centro di Roma. Con la sua preparazione e la sua ironia ha allietato le fatiche della bella e lunga passeggiata.
percorso effettuato, il gruppo ha incontrato la signora del Giudice, figlia del lucerino Riccardo del Giudice, professore universitario a Roma di diritto della navigazione e del lavoro, nonché sindacalista e politico di spicco, fino ad essere vice ministro della Educazione Nazionale in epoca fascista, scomparso nel 1985 e a cui è intitolata una piazza del centro storico di Lucera. Il coro, più di una volta durante la tregione romana, ha dato prova delle proprie corde vocali in strada con il bellissimo Alleluia, composto sempre dal prolifico padre Antonio Alemanno. Lo ha fatto senza saperlo anche davanti al Ministero della Giustizia, bloccato dal personale di guardia. Tra le esperienze più importanti vissute da tutto il coro e dai presenti è l'attraversamento della Porta Santa nella Basilica di San Pietro nel pomeriggio di domenica 16. Verso te, oh città santa, verso te, tempio di pietra, pellegrini camminando. Noi veniamo a te. È stato letteralmente emozionante. Ho rischiato di ricordarmi che ho ancora le ghiandole lacrimali dentro gli occhi, come le aveva Nerone e le mettevi in un vasetto. Poi non vi dico quando sentivo gli acuti delle soprano. Mi sembrava anche a me di stare con la testa sotto il soffitto. Io sono ancora felice, vi è più felice per l'episodio e l'esperienza di ieri sera, più di 2 anni fa quando andammo ad Assisi, perché c'era un contatto più immediato con le cantanti e con la loro guida. Wow! Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore. L'avventura romana ha quindi dato la possibilità ai partecipanti di emozionarsi, di ammirare le bellezze di Roma, di pregare, di cantare pregando, di stare insieme e di conoscersi. Studio Roma TV! È stato un momento bellissimo quando padre Raffaele Di Muro, lucerino doc, ci ha invitati a Roma per il 99esimo compleanno della Milizia dell'Immacolata. E subito io l'ho riferito alle ragazze del coro e loro appunto hanno accettato
hanno accettato con grande gioia questo invito. Noi ce l'abbiamo messa tutta, è stata un'esperienza fantastica, pregare, perché abbiamo pregato col canto, pregare Maria, pregare con le parole di Padre Kolbe, con le parole di San Francesco. Chi si sente di ringraziare? Il buon Dio, soprattutto il buon Dio per avermi dato l'opportunità di poter portare queste ragazze a Roma e vivere questa esperienza fantastica. E un grazie a Padre Antonio che ci ha scritto delle musiche favolose. Il momento più emozionante qual è stato? Ma è stata un'emozione totale dall'inizio alla fine di questo viaggio, sia la sorpresa di trovarci in Piazza San Pietro domenica mattina. Noi avevamo previsto solo l'Angelus domenica mattina, invece abbiamo avuto la gioia di assistere alla messa celebrata da Papa Francesco e alla canonizzazione di 7 santi, quindi per noi è stata davvero una gioia, e poi l'Angelus finale, quindi già quello, un'emozione forte, l'attraversamento della Porta Santa, quindi quel tratto di strada, di Via della Conciliazione, pregando, cantando, è stato sì, un altro momento di emozione. Quindi voglio dire, in questi giorni le emozioni si sono alternate continuamente, anche stamattina dove abbiamo vissuto un momento più tranquillo, però viverlo insieme nella città eterna è stato bello, quindi non posso dire che c'è stato un momento più di un altro. Certo che quando abbiamo finito il concerto ieri sera è stato meraviglioso, la mia voce era ancora tremante dall'emozione. Alleluia, 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 alleluia. Padre Antonio, tu non potevi mancare con noi in San Pietro. Questo è per te. Ciao, Padre Antonio.